Ci troviamo all'interno del Salone della Ricostruzione nello stand di Abruzzo Web insieme al presidente Ancelaquila Frattale. Come sta andando questo salone? Sta rispettando almeno per il momento le vostre aspettative? Sicuramente sì, perché io ho visto tanta partecipazione, attenzione, curiosità e anche confronti. Diciamo che sta andando abbastanza bene fino ad oggi. Poi il secondo giorno sicuramente l'affluenza domani che è sabato e domenica si raddoppierà. E il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha appena detto che le aziende abruzzesi e più locali devono influire maggiormente nell'ambito della ricostruzione. Lei cosa ne pensa? Ma questi, come posso dire, sono attenzioni e anche sensibilità, diciamo, per quello che è l'imprenditoria territoriale. Però è giusto che devono lavorare tutti. L'ANCE non finirà mai di suggerire, raccomandarsi a quello che è la concorrenza leale, la correttezza, le regole e la legalità, che l'abbiamo detto in mille occasioni e spesso. Ma il sindaco credo che ha lanciato un messaggio che dice: visto l'opportunità dell'imprenditoria sia territoriale che nazionale, perché sono presenti circa 300-400 imprese di 83 province italiane, di avere anche altrettanto sensibilità per un rilancio sociale che parte dallo sport, dalla cultura e da quant'altro. Lui ha così, si è soffermato, dice: se ognuno pensasse a lasciare una piccola percentuale di contributo su ciò che realizza, dice, anche quest'altro ceto sociale potrebbe ripartire e rialzare la china insieme alla ricostruzione. Quindi voi dite sport, cultura insieme per l'Aquila? Ma sempre insieme per l'Aquila, per il territorio dell'Aquila, non deve essere soltanto per l'Aquila città, ma per tutto il territorio, con più attenzione naturalmente al capoluogo.